Ciao Manuel, benvenuto. Ciao, ciao Cri, eccoci qua di nuovo ancora. Tutto Come stai? Tutto bene? bene, tutto bene. Tu come stai? Bene, bene. Sei pronto per il lancio? Ah, sono prontissimo, ci stiamo qui sfregando le mani, subito pronti, desiderosi Benissimo. che arrivi il 14. Benissimo, benissimo. Siamo tutti quanti veramente in fibrillazione per questo evento unico nella storia dei playlover. E dai, parliamo del tema di oggi. Bravo. Come farsi desiderare da una... Vai. Praticamente la situazione è questa, ok? La maggior parte dei ragazzi agisce sempre in maniera attiva e la ragazza rimane, tra virgolette, passiva. E invece il sogno di molti, quale sarebbe? Di invertire un po' i ruoli, di farsi desiderare, di farsi cercare, di far sì che sia anche la donna che va appunto a ricercare l'uomo. E questo diciamo che è il secondo desiderio, il secondo sogno maschile, perché il primo è quello di avere un rapporto due donne con un uomo. Tutti praticamente. Vai, parola a te. Allora, sì, assolutamente. Come già introdotto anche te, credo, diciamo, il sogno di tutti i ragazzi, anche di soprattutto quelli che seguo in coaching, è come riesco a farmi desiderare da queste ragazze che magari riesco a prendere il numero da Tinder, passo a WhatsApp, eccetera, eccetera. Però cosa succede? Succede che sono sempre loro a scrivere per primi, sono sempre loro a chiedere appuntamenti e la donna è sempre lì che aspetta e non fa nulla. Chiaramente, perché deve fare qualcosa la donna se è l'uomo sempre lì che va? Non ha senso. Quindi lei si adagia, ha il suo bella sedia e non ha motivo per tirarsi in su. Quindi cosa bisogna fare in primis? La primissima cosa è che non bisogna essere sempre lì che scriviamo noi per primi ogni giorno, ok? Questo suggerimento sta un po' alla base, uno di quelli più importanti. Bisogna applicarlo fin da subito. Perché, perché questo? Perché se noi ci rendiamo sempre disponibili, le scriviamo sempre per primi ogni giorno, sempre con il solito buongiorno, marcio da tutti, cioè diventiamo come una persona scontata e prevedibile. E poi chiaramente se noi ogni giorno facciamo questo, portiamo la ragazza ad annoiarla. Le ragazze ti devono aspettare di essere, dobbiamo stupirle sempre ogni giorno con qualcosa di nuovo, ma anche allo stesso tempo non essere sempre presenti. Come noi scriviamo, anche loro devono magari aspettare che noi scriviamo per far sì che siano loro a farci inseguire. In un certo senso dobbiamo educarle per far sì che si faccia viva anche lei. Poi, Assolutamente d'accordo. altro punto è non essere sempre disponibili. Cioè, se noi siamo sempre disponibili ogni giorno, magari a vedere la ragazza, cioè, che figura si fa? Si fa la figura di una persona che non ha nulla da fare nella propria vita e di conseguenza come vieni recepito? Chiaramente vieni recepito come una persona di basso valore. Faccio un esempio, avevo un ragazzo che avevo gestito in coaching, ogni volta che doveva chiedere appuntamento a una ragazza è martedì, è mercoledì, è giovedì. Se noi ci comportiamo in questa maniera, agli occhi di una ragazza, che cosa siamo? Disperati. Siamo come dei disperati. Assolutamente no. Cosa faccio io, ad esempio? Io cosa ho fatto? Ho chiesto un appuntamento a una ragazza, l'ho gestito in questo modo. Le ho detto, guarda, mercoledì sera sono finalmente libero e possiamo vederci. Lei mi ha detto, guarda, lei non ha accettato subito, mi ha controproposto di vederci nel weekend. Noi, come sai, qui nel weekend siamo incasinatissimi, quindi cosa l'ho fatto? Semplicemente ho detto che io avevo libero solo il mercoledì, ero impegnato fino a domenica. E lei, di conseguenza, cosa è successo? Che ha dovuto confermare l'appuntamento di mercoledì. Trattata, assolutamente sì. Quindi Poi, questo tra l'altro ti dà modo anche di captare qual è il reale valore, il reale livello dell'interesse, ok? Perché se lei si adatta, praticamente significa molto interessato. altro punto focale assolutamente è non essere sempre d'accordo. Cioè, alcuni ragazzi pensano che ingenuamente andare sempre d'accordo con una ragazza porti a costruire magari una maggiore intesa. Cioè, invece questo no, cioè errore gravissimo. Quando un uomo dice sempre di sì a tutto, alla donna ti fai percepire come una persona, ma
magari che ha paura, come una persona che ha paura di dire quello che pensa. Paura di prendere una posizione Esatto, diversa. paura di non prendere una posizione. E chiaramente questo agli occhi di una donna, agli occhi di una ragazza, non è per nulla attraente. Bisogna assolutamente sempre dire ciò che si pensa, anche se si va magari in contrapposizione alla ragazza. Chiaramente Questa affermazione che ho fatto. senza prevaricare magari sull'altra, però magari ci farà percepire come una persona di valore, come un uomo di polso. Assolutamente sì, e non timoroso di esporsi, ecco, perché Esatto. tantissimi ragazzi, comunque direi tantissime persone, hanno paura di essere giudicati, no? E invece tutto ciò ti rende in un qualche modo, secondo me, più appetibile ancora, perché fa Molto. capire che non ti interessa niente della paura del giudizio, cioè tu Esatto. ovviamente dici il tuo punto e basta, cioè se agli altri va bene, ok, se non va bene, cavoli loro. Cavoli loro, esatto. Poi ultimo punto che volevo dire è questo, diciamo, non è che mi ispiri più di tanto, però sto vedendo per causa per forza maggiore, l'ho dovuto fare, quindi dare qualche volta buca a qualche appuntamento. Diciamo, io parto una premessa che odio dare buca, soprattutto all'ultimo minuto. Però ritengo, anche perché ritengo che sia soprattutto una mancanza di rispetto verso l'altra persona. Anche perché è rarissimo, infatti, che un uomo dia buca a una donna. Ma sto riscontrando, mi è capitato per causa forza maggiore, che ho dovuto dare buca a una ragazza. Cosa è successo? Che magari lei non se lo aspettava, dare buca a un appuntamento da parte di un uomo. È successo che si è capovolta la situazione, ha iniziato lei ad investire ogni volta su di me chiedendomi un appuntamento. Quindi questo qui ha portato a far lei ad investire e chiedermi ogni qualvolta io fossi libero. E quindi cioè, l'hai fatto impazzire L'ho di fatto impazzire. poveretta. Però chiaramente bisogna dosarlo un po' come il peperoncino, perché se tu sei sempre lì che dai buca, dai buca, dai buca, alla fine la ragazza Cassa. si stufa e via. Passo Dai. al prossimo. Direi che hai dato un sacco di spunti, alcuni anche psicologicamente forti, spiegati bene. Quindi dai, ti do appuntamento alla prossima puntata. Ciao Manuel, grazie. Ciao, ciao, Cri.